Puoi mettere il turbo ai tuoi Reels su Instagram o far schizzare la visibilità dei tuoi video su TikTok? Usa le transition e lascerai senza fiato il tuo pubblico. Sì, ok Piera, ma che cosa sono le transition? Sono veri e propri effetti speciali che puoi creare con semplici movimenti, illusioni ottiche tra clip diverse, proprio come questa. Seguimi, ti mostro come creare due transizioni semplici ma d'effetto. Registra le transizioni direttamente da TikTok o da Instagram, tanto i movimenti saranno gli stessi. Prima di tutto scegli la musica più adatta per te, lasciati ispirare dai trend del momento. Inserisci il timer con cui fermare il video quando vorrai tu. Inizia a registrare e pochi secondi prima che finisca il timer metti la mano sulla fotocamera del tuo smartphone. Per la seconda clip cambia il tuo look e torna a registrare. Inserisci anche questa volta il timer e metti subito la mano in direzione telecamera spostandola velocemente verso di te. Ed ecco creata la tua prima transizione. Per una transition più movimentata inserisci nuovamente il timer e a pochi secondi dalla fine ruota la testa velocemente verso destra. Cambia ancora una volta il tuo look per sorprendere i tuoi followers e registra la seconda clip con la faccia rivolta a sinistra, riportandola velocemente verso il centro. Dopo la registrazione puoi modificare i video cliccando su Regola clip e tagliando i cosiddetti tempi morti. Questa è una delle transizioni più in voga. Cosa aspetti? Mettiti alla prova! Sai che cos'è un reel? Sì. Sì, più o meno. Sì, diciamo, l'ho visto su Instagram. Sì. Sì. Cosa ti piace del reel? Diciamo che magari è una... può essere paragonato a una storia, però magari che rimane, puoi vederla più volte, è corta, breve. Una persona può presentare tanto contenuto in poco tempo. Che posso riusare la musica del reel per farne uno io. L'immediatezza forse. Io ad esempio guardo tanti video tipo sulla palestra, sul bodybuilding, quelle cose lì, o anche del calcio, perché io gioco a calcio. I balletti, i contenuti, sono divertenti. La parola che annotiamo questa settimana sul glossario social è cringe, ovvero un nuovo termine che è entrato ufficialmente tra le parole nuove dell'Accademia della Crusca, usato tantissimo dai giovani sui social network e letteralmente indica una situazione che ci provoca imbarazzo.